crediamo nell'unico nome in cui c'è speranza e salvezza. L'unico che ha vinto la morte per regalarti la vita. Per sempre. Noi cambieremo il mondo, ma non lo faremo da soli. Bene, siete pronti per la parola? Cosa si fa? Ci si alza, perché io sono già alzato. Si prende la Bibbia e si fa la confessione, perché Dio creò l'universo dicendo, non pensando. Ecco perché noi confessiamo e diciamo, questa è la mia Bibbia. Io sono quello che dice che sono. Io ho quello che dice che ho. Io posso fare quello che dice che posso fare. La mia mente è libera. Il mio spirito è recettivo. Oggi io ricevo il seme incorruttibile, indistruttibile, seme della parola di Dio. Non sarò mai lo stesso. Mai, mai, mai. Non sarò mai lo stesso nel nome di Gesù. Amen. Accomodatevi, salutate chi è dietro di voi, per favore. Ok. Se dovete andare in bagno, andate adesso. Vi do un minuto. Se dovete fare una chiacchierata adesso lo potete fare, perché giustamente se avete qualcuno che non conoscete, come stai, stai bene, tutto, e va bene, però poi quando partiamo con la parola di Dio dobbiamo essere molto attenti, perché il diavolo usa le distrazioni per toglierci il seme vitale della parola di Dio nei nostri cuori e la nostra settimana diventa complicata. Perché questa Bibbia è attuale, è come il sole, è vecchio, ma funziona, è come. E dobbiamo anche stare attenti, vero? E così è la Bibbia, è antica, ma molto attuale. E tante persone, anche nelle scuole, nelle nazioni, hanno abbandonato la lettura della Bibbia, le nazioni, le famiglie si stanno rovinando, per causa che hanno lasciato abbandonato la Bibbia. L'esempio eclatante ai nostri giorni, non c'è bisogno di fede, non c'è bisogno di fede. Molto eclatante la storia di Israele. Se voi sentite le notizie, tutto ruota intorno al Medio Oriente. Ma che strano. La storia nasce al Medio Oriente e tuttora, dopo quasi 6.000 anni, ancora si parla del Medio Oriente. E quando si parla della disgrazia, si parla di Israele. E perché si parla di Israele, dove dovrebbe avere grande grazia, l'ha avuto all'inizio, ma abbandonò questo libro e diventò pagano, adorando idoli e abbandonando il messaggio futuristico meraviglioso che era quello della croce. Quando Israele sacrificava gli animali, Dio non vedeva il sangue di quegli animali, vedeva il sangue di Gesù suo figlio. Perché prima della fondazione del mondo, dice la Bibbia, prima della fondazione del mondo, l'agnello era stato già immolato. Era stato già immolato, prima della fondazione del mondo. Dio sapeva già la caduta dell'uomo, non fu sorpreso. Non ha fatto una riunione straordinaria. Ha detto qui la cosa è seria, non me lo sono aspettato. No, non fu così. E allora ogni qualvolta che Israele mattina e sera sacrificavano gli animali, Dio non veniva,
il sangue degli animali, l'uomo vedeva il sangue degli animali, gli ebrei non capivano il messaggio del Messia, ma Dio vedeva il sangue del figlio in quegli animali. Quando hanno abbandonato, hanno iniziato a sacrificare agli idoli, al paganesimo, che distruzione. Per 18 volte la città di Gerusalemme fu distrutta, attaccata per 18 volte. Pochi anni fa, senza andare lontano, 50-60 anni fa, 6 milioni di ebrei sono stati distrutti. Non ci fu nessuna nazione come la nazione di Israele. Storicamente non c'è storia dove si dichiara la grande benedizione Salomone, che raffigura Cristo Gesù, figlio della pace, per tutte le nazioni. E il grande disastro, grande disastro storico, va bene, Israele, non un'altra nazione, Israele della Bibbia, fu distrutta. In ogni libro qualcuno vorrebbe negare che i 6 milioni non sono morti, fesserie, va bene? E allora dobbiamo, assolutamente dobbiamo, oggi più che mai, dove la storia ci parla, se non leggi la Bibbia, la storia ti fa sentire, e non puoi essere esonerato, se rifiuti il messaggio di Cristo, dalla condanna eterna. Ti ho dato la soluzione e tu hai avuto le orecchie da mercante. Ho sacrificato qualcosa di importante, ma hai la Bibbia in casa e non la leggi neanche. Ho dato qualcosa di prezioso, di santo, incalcolabile, impensabile. L'intelligenza dell'uomo non potrebbe proprio capire assolutamente questa grandezza dell'amore di Dio. Te l'ho offerto gratuitamente, ma tu sei stato superficiale. Tu hai messo la Bibbia nella libreria come una cosa bellissima e hai dimenticato che cosa significa la parola di Dio. Noi siamo qui perché non vogliamo dimenticare, non desideriamo. Fossimo anche al patibolo, noi diremo che anche se Dio ci libera o non ci libera, noi non rinneghiamo questa santa e benedetta parola. Qualcuno dica amen! Amen! E non abbiamo paura di essere martiri per Cristo. Non abbiamo paura. Se non sei arrivato a non aver paura, non ti preoccupare. Stai vicino a noi e vedrai che arriverai anche tu. Arriverai anche tu. Non abbiamo paura. Non tremiamo se qualcuno ci vuole frenare e vuole turarci la bocca perché non possiamo predicare il Vangelo. Non abbiamo paura. E non avremmo mai paura di predicare il Vangelo della grazia di Dio, perché onoriamo principalmente Cristo Gesù e onoriamo tanti martiri che sono morti lì a Roma, mangiati dalla bocca dei leoni. Onoreremo anche loro e moriremo come loro, onorando Gesù. Bellissimo. Il discepolo di Giovanni, l'apostolo Giovanni, che si chiamava Policarpo, a 90 anni gli hanno detto: rinnega Cristo, rinnega Cristo. Io non lo so come mai sono partito da qui, vabbè. Rinnega Cristo. E lui ha detto con voce rauca, con voce anziano, con voce debole, disse: per 90 anni egli è stato sempre fedele con me. Come faccio io adesso rinnegare questo nome? Uccidetemi. E Paolo dice, scrivendo a Timoteo, anche quando noi saremo infedeli, lui rimarrà sempre fedele. Alleluia. Rimarrà sempre fedele. Dove sono questi cristiani? Siamo qui. Chi in prima linea, chi in seconda linea, chi in l'ultima linea, che vuole capire e ha un po' di paura, non ti preoccupare, sarai in prima linea. Sarai in prima linea se tu stai con noi. Se tu senti la parola di Dio
conosci la parola di Dio, non ti preoccupare, anche se sei l'ultima linea, che ti senti un piccino, che non sai neanche pregare, non ti preoccupare, sarai in prima linea. Tutti saremo in prima linea, perché tutti Dio preparerà per la grande venuta e il rapimento in cielo. Tutti. Nessuno è trascurato. Ah, wow, non lo so come mai sono entrato. È un altro messaggio. Ok, il titolo. Avevo diviso. Solo questo voglio. Non voglio questo. Ci si fa? L'avevo suddiviso. Va bene, le ferite. Stamattina tratterò le ferite. Le ferite. Vedete come ci concentriamo bene? Le porte, aprono le porte, ci distrae. Invece teniamo a bada le ferite. Le ferite. Non c'è nessun chirurgo umano che può guarire le ferite. Non sono ferite fisiche, perché è meglio dare una sberla a una persona che non le parole. E tutti siamo stati feriti. Chi dice di no è un bugiardo, dopo viene all'appello, che pregherò per te. Tutti siamo stati feriti e tutti abbiamo ferito. Così abbiamo compassione gli uni negli altri. Perché quando pensiamo, sono stato ferito, allora giudichiamo a tutti. Poi quando dici, ho ferito anch'io, ho compassione con tutti. Vero? Allora è vero che siamo stati feriti. In casa, fuori casa, al lavoro, in famiglia, quello che sia, sia. Ma non ci dimentichiamo che abbiamo ferito anche noi, consapevolmente, inconsciamente, volutamente, eccetera, eccetera. Ma è la bellezza delle ferite per quelli che veramente vogliono capire il messaggio del Vangelo. Perché quelli che vogliono solamente soddisfare le loro esigenze è un'altra pasta. Ma quelli che vogliono capire bene, vogliono sapere che quando passano una sofferenza, quando passano delle ferite, vogliono capire, Signore, perché, come mai, cosa è successo? Sai, 90% di cose Dio ti risponde e ti fa capire. Il 10% forse di più, ma il 10%, è a caso che ve lo sto dicendo, il 10% probabilmente non te lo dice, perché se te lo dicesse diventi Dio anche tu. E meno male che non siamo e non saremo Dio, perché avremmo giudicato a tutti quanti. Ok? Vero? Dunque, come mai? E stamattina voglio insegnarti, voglio spiegarti, alla luce del Vangelo, alla luce della storia di Gesù, voglio farti capire che in questa società, dove all'origine in Adamo non era così, Adamo era perfetto, ha disobbedito e purtroppo ecco la sua discendenza. Oggi invece c'è un altro uomo, Cristo Gesù, che ha obbedito totalmente, immaginatevi. Questo uomo perfetto, senza peccato, sempre obbediente, sempre ascoltando la voce di Dio, Ebrei dice che egli imparò l'obbedienza dalla sofferenza. Com'è possibile che Gesù impara l'obbedienza? Come fa a imparare l'obbedienza se sappiamo che Gesù è Gesù? Lo sapete dov'era che doveva obbedire? Perché non aveva mai peccato, non aveva mai disubbidito, non aveva mai avuto un pensiero negativo nella sua vita. Lui non conosceva assolutamente che cosa significava peccato. C'erano le tentazioni, ma non aveva assolutamente il senso del peccato.
ma nel Getsemani lì viene messo a confronto. E c'era questo calice che doveva bere e dice: io non vorrei berlo, ma sono venuto per fare la tua volontà. E ha fatto e ha obbedito qualcosa che era contro la sua natura. Ha imparato l'obbedienza. Non era mai passato a un senso di obbedienza su questo aspetto. Aveva obbedito a 360 gradi, ma sull'aspetto di bere il calice, di peccare, ossia si identificava nella nostra vita e ovvio stava bevendo, stava virtualmente e anche fisicamente stava bevendo, stava facendo tutti i nostri peccati. La bestemmia, bestemmiava. Le parolacce le diceva. Le varie porcherie le faceva. E lui non voleva. Non voleva. Non era la sua natura. La sua natura era quella di obbedire totalmente, felicemente, senza nessun problema. Non c'era nessuna lotta. Ma qui, contro la sua natura, doveva imparare a obbedire, a fare contro la sua natura. Ha imparato. Dunque, le ferite alle volte servono per qualcosa di interessante. Ma che cosa fa? Il seguito? Aprono le porte. Le ferite aprono le porte. Se tu non ti arrendi, se tu vai avanti, segui Cristo, hai fiducia in Dio, vedrai che le ferite aprono le porte. Andiamolo a vedere in Giovanni 10, verso 9. Intanto Gesù dice: io sono la porta. Lui è la porta per la tua guarigione. Lui è la porta per la tua soluzione. Lui è la porta per la tua guarigione. Lui è la porta, non ce n'è altra porta. Mi dispiace. Con tanto di rispetto di Buddha, di Maometto, di chi che sia, con tanto di rispetto, ma mi dispiace, devo dire la verità, non c'è nessuna porta se non Gesù Cristo. La porta del cielo. E dice: se uno entra per me, sarà salvato. Eccolo qua. Le tue ferite guariranno. Salvato non è solo salvato dall'incidente o dalla salvezza dell'inferno, eccetera, ma anche di guarigione. Egli entrerà e uscirà, cioè conoscerà la libertà. E troverà, senti, non dice preparerà, dice troverà pastura. Dunque, se tu entri da questa porta, dall'altra parte tu ti trovi tutto pronto, tutto preparato. L'esempio storico: Gesù risuscita nel Vangelo di Giovanni al capitolo 21, l'ultima strada, estratto per recuperare Pietro che aveva rinnegato per ben tre volte, lo voleva recuperare perché Dio è uno che recupera sempre, ok? E lo sapete che cosa ha fatto? La mattina presto prepara una bella brace, mette pesciolini, però dice: sono piccinini questi pesciolini. E c'erano i pescatori là che tutta la notte avevano tribulato e gli dice: figlioli, avete pescato? No, dice. Gettate le reti dalla vostra parte destra. E loro gettano la rete. Con quel miracolo dei pesci, lui li era già preparato. La brace era preparata, i pesci miracolosamente erano preparati, tutto era preparato. Non dovevi farlo tu. Okay? Dunque, quando tu entri dalla porta che è Cristo Gesù, troverai, cioè entrerai e uscirai, dunque conosci la libertà, e poi troverai tutto pronto e preparato per soddisfare le tue esigenze.
pastura e troverà pastura. Ora, io ho scritto una frase. Le ferite sono il conto che si paga per migliorare il rapporto. Ve lo do gratuitamente. Le ferite sono il conto che si paga per migliorare il rapporto. Cosa voglio dire con questo? Voglio dirti, ad esempio, perché prendo sempre la frase, la prendo alla luce della Bibbia. Gesù fu ferito, fu inchiodato sulla croce e aveva un rapporto con le persone, fu ferito dalle persone, ma il suo rapporto con gli apostoli dopo la sua resurrezione gli dice, andiamolo a leggere, e io Giovanni 14, 16, e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro, questa parola altro in greco è alos, che significa dello stesso genere, dello stesso specie, tipo, il consolatore. Come io ti ho consolato, come io vi ho consolati, e dovevate venire voi da me e io da voi, perché sono fisico, carne ed ossa, ebbene, in virtù delle ferite, oggi vi do un altro consolatore, che è lo Spirito Santo, che sarà sempre con voi. È migliorato o no il rapporto? È migliorato. Perché oggi non devi andare a Gerusalemme per constatare Dio nella tua vita. No, ce l'hai già. Nota bene che le ferite di Gesù non hanno portato a dover avere rancore, risentimenti. Ho detto, sti giudei. Più brutto della mia faccia non posso farlo. No? Sti giudei. No, lo sapete che cosa ha detto? Negli Atti capitolo 2, verso 8 circa, ha detto, non andatene da Gerusalemme fin quando non ricevete lo Spirito Santo, e quando lo riceverete andrete a predicare, inizia da Gerusalemme, in Samaria, Giudea e nell'estremità del mondo. Perché non ha iniziato prima l'estremità del mondo, alla fine Gerusalemme, li castigo, perché la storia di sofferenza, di ferite fu a Gerusalemme. Io ci penso dopo a Gerusalemme, ci devo pensare, ci devo pregare sopra. No, Gesù non ha detto così. Gesù ha detto bene, quando riceverete un altro consolatore, la comunicazione, la relazione migliorata, partirete da Gerusalemme, proprio dalla città dove mi hanno fatto soffrire, dove mi hanno inchiodato, mi hanno ucciso. Da lì partirete per dirvi, non ho rancore, non ho risentimento. Che bello avere questo cuore. Capisco che alcuni non ce l'hanno, alcuni ce l'hanno, ma è una crescita, giusto? Alcuni hanno ancora le ferite, va bene? Alcuni hanno le cicatrici e sono state guarite queste persone, hanno le cicatrici, che cosa fanno? Qualcuno gli racconta qualcosa del passato, vanno a scavare, aprire, non aprire per favore. È una cicatrice, basta. Quando sentirai prediche di varie cose, dei ricordi del passato, è cicatrice, basta, non aprirlo tu. Se lo apre lo Spirito Santo, non è cicatrice, è una ferita, non è stata guarita. Ma nel momento che è guarita. Io ho una cicatrice qua, che quando ero nella scuola francese, ho dato una testata al vetro, pensavo che ero... E mi ha spaccato il vetro e ho una cicatrice, la guardo e dico che stupido che ero. Non è che la guardo dallo specchio e dico, ah, aspetta un po', ma come mai, aspetta un po' che lo apro, come mai ho fatto questa fesseria, ma come mai, e c'era l'amico e vado a entrare nella storia di un passato. Non lo fare, caro, non lo fare. Fai danni solamente
a te stesso. Ok, cari? Chi ama ferisce. Adesso parliamo della nostra relazione. Relazione familiare, relazione ecclesiale. Chi ama ferisce. Lo andiamo a leggere. Proverbi 27, 6. È una piccola introduzione, anzi, abbastanza. Proverbi 27, 6 dice: chi ama ferisce. C'è la canzone che dice: la verità ti fa male. È una canzone vecchia, per questo me lo ricordo, perché sono vecchio anch'io. Ok? Notate la differenza. Chi ama ferisce, ma rimane fedele. Attenzione, attenzione. Quando una persona ti dice qualcosa che hai fatto di sbagliato e ti vuole confrontare e ti vuole esortare, ti dice: sai, il tuo comportamento non è stato bello, e ti sta ferendo. Se quella persona te lo dice e se ne va via e non ti guarda più in faccia, ha voluto solamente ferirti e non guarirti. Ma se rimane fedele, vicino a te, attaccato a te, anche se ti ha ferito dicendoti la verità, perché il tuo comportamento, le tue parole, quello che sia, è stato sconcio, dunque c'è bisogno di un confronto, c'è bisogno che io devo parlare con te. Ma dopo aver visto che tu sei rimasto male, io devo starti vicino. Non ti devo abbandonare, perché se ti abbandono vuol dire che io ho voluto... Con una verità in mano, con una verità in mano, con un errore che ha fatto il tuo amico, parente, chi che sia, con un errore vero, vero, verità in mano, prendi e zin, lo ammazzi e te ne vai via. Quello è uccidere, non è ferire. Invece quando tu ferisci una persona perché lo metti a confronto, c'è gente che non vuole mettersi a confronto e si prende il gatto e il cane e sta solo con il gatto e il cane, perché il gatto e il cane non parla, che gli dai due sberle vengono e non ci sono problemi. No, se noi vogliamo migliorare, perché abbiamo parlato che le ferite aprono le porte, migliora la mia condizione spirituale, migliora la condizione di comunicazione, di relazione familiare. Le ferite, cari, come sono migliorate quando ci fu Gesù in terra, inchiodato, ferito, ucciso, migliorò la condizione di comunicazione con il suo popolo. Nella stessa medesima maniera, non dobbiamo avere paura delle ferite. Se c'è qualcheduno che mi vuole criticare, mi vuole dire: pastore, gridi troppo quando predichi, e ti dirò: faccio di tutto il mio meglio di non gridare. E mi ferisce, perché dico: ah, ha toccato la mia persona. Come, chi è lui che adesso mi vuole parlare? Io che sono pastore, alleluia. No, no, non faccio così. Se invece questa persona mi dice questo e poi non lo vedo più, ha voluto spararmi, ha voluto solamente uccidermi, non ha voluto aiutarmi, perché non c'è più. Vero? Un altro verso c'è, Proverbi 28, 23. L'uomo che corregge sarà quando? Alla fine più accetto di chi lusinga con la sua lingua. Quando correggi delle persone non devi avere paura se la correzione reputi che è una cosa giusta, biblica, corretta, confrontata da tutti, e che stai correggendo tuo figlio, chi che sia, va bene? Confrontalo senza nessun problema, perché alla fine ti darà ragione. Sul momento sarà un disturbo, sul momento dirà e se ne va via, sarà lontano da te, ma poi quando dorme dirà: però
chissà che aveva ragione. Poi la seconda notte ti chiama per nome. Il pastore mica aveva ragione. Poi la terza notte dici, ma è meglio che vado, e dico, è meglio che tratto con queste persone che me lo dicono direttamente, che non con quelli che lusingano con la sua lingua. Oh, ma come sei bella! Ma come sei bella, come sei vestita bella, con quei tacchi! Appena quella donna se ne va via, che schifo che va quella là! Chi si crede di essere? La lusingata. In primo momento quella donna l'ha lusingata, perché con gli uomini non succede questo, nel senso, uomo con uomo sì, donna con uomo no, uomo con donna no, uomo con uomo, io quando vedo che c'è un uomo macio e c'è mia moglie, dico alleluia, chiudi gli occhi. Se vedo una donna che va, apri gli occhi, non c'è problema. Ma se vedo uno in vecchiarello, dico, apri gli occhi, alleluia, non c'è problema. Ma se vedo un uomo macio, alto, bello, più bello di me, e chiudi gli occhi, senti, volevo dirti una cosa. È vero o no? Dunque, che triste questo rapporto di... avere questa bellissima facciata, per carità, se c'è gente, quella persona la devi salutare, devi essere affabile, amabile, poi quando avrai il giorno e l'opportunità la devi prendere quella persona e la devi con amore correggerla. Se poi ti rifiuterà, romperà l'amicizia, romperà tu, non c'è problema, tu coscientemente l'hai corretto, l'hai amato, hai detto tutto quello, ti sei confrontato dicendo anche io sbaglio, ma ti devo correggere, eccetera. Dopo aver fatto questo bellissimo quadro se ne va e non ti vuole vedere più, non ti preoccupare, non dormirà bene a casa sua, perché alla fine ti ringrazierà, perché sarà in mezzo a tutte le persone false che lusingano, e quando poi sono a tavola parlano male di te e di me. A noi non siamo fatti così. Noi come Chiesa non siamo fatti così. Se qualcheduno si offende, mi dispiace, ma le cose te le diciamo. Con amore, con grazia. Te lo diciamo, e 1, 10, 40 volte, quando vedremo che hai uno spirito ribelle, allora provvediamo. Se non vedo uno spirito di ribelle, tu puoi 40.000 volte puoi sbagliare, noi saremo pronti ad alzarti. Bene, adesso, e penso che solo qui tratterò, perché poi tempo non c'è. Gesù definisce lo stesso paragrafo di Isaia 61 e Luca 4, definisce chiaramente che cosa significa essere depresso, cieco, cuore rotto, eccetera. Lo vogliamo leggere? Ok? Tanto ce l'avete lì, però se portate la Bibbia è sempre meglio, perché così segnate, no? Sulla Bibbia. C'è gente che non porta più la Bibbia. Poi gli dici, ma cosa hai letto? Cos'è? Mo? Se tu avessi portato la Bibbia con la penna, col pennerello, no? Quando vai a casa, cosa? Eccolo qua. Va bene? Portate il cartaceo. Allora, frase per frase, faremo una frase dell'Antico Testamento, cioè Isaia 61, 1, una frase, poi la frase... la stessa frase di Isaia 61 lo riporteremo, lo vedremo come definisce Gesù la frase di Isaia 61. Frase per frase. Ci siete cari? Ok. Lo Spirito del Signore di Dio è su di me. E qui Luca dice pari pari. Lo Spirito del Signore è sopra di me. Seconda frase. Perché il Signore mi ha unto per recare una buona notizia agli umili. Gesù
definisce gli umili, perciò mi ha unto per evangelizzare, buona notizia, dice Isaia, evangelizzare i poveri. Dunque gli umili sono poveri perché non hanno lavoro, non sono umili perché sono poveri, perché ci sono poveri che fanno un cancan, fanno disastri. Andate a vedere gente che è povera, che non li puoi trattare, è una cosa orribile, va bene? Dunque non è uguale umiltà, povertà o povertà, umiltà, non è vero. Ok? Bene, Gesù l'ha definito come lavoro. Poi andiamo al testo di Isaia. Mi ha inviato per fasciare, eccolo qua, quelli che hanno il cuore spezzato. Cos'è? Le ferite che aprono le porte, giusto? Le ferite. Dunque Isaia dice, mi ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuore spezzato. Come lo definisce Gesù? Mi ha mandato ad annunciare la liberazione ai prigionieri. Dunque come si fasciano le persone ferite? Annunciando la buona notizia, la parola di Dio. Perché tu puoi abbracciare la persona, gli puoi dire ti voglio bene, puoi dargli due pacche e dice stai tranquillo, Dio ti aiuterà, ma non gli annunci la parola, non lo stai fasciando. Stai solo fasciando umanamente, umanamente lo stai abbracciando e va bene. Niente male, meglio di niente. Una persona ferita almeno c'è qualcuno che lo abbraccia. C'è qualcuno che gli dice tan, 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 tranquillo dai, Dio ti aiuterà. Ciao, ciao, ciao. No? E quello ferito. Grazie. No? Se ne va. No? Ma Gesù definisce, se vogliamo guarire una persona ferita, dove la ferita è invisibile, è di dentro. Dunque da fuori non lo puoi guarire, abbracciandolo non lo puoi guarire, dandogli due pacche non lo puoi guarire, perché lo vuoi guarire dall'esterno, ma questa persona è ferita interiormente. Allora che cosa ha bisogno? Ha bisogno della parola di Dio, il Vangelo, buona notizia. Non, ti è capitato, sei ferito, ti è capitato. E cosa ti aspettavi? L'hai voluto tu, l'hai cercato tu. Cioè invece di incoraggiarlo, che questa persona è ferita perché ho sbagliato, o quello che sia sia, invece di consolarlo, cosa gli dici? Ah sì, certo, l'hai cercato tu il problema, perciò per questa ragione sei in questo problema, perché l'hai cercato tu. Ah bravo, un applauso. No, Gesù definisce guarire le persone, fasciare le persone con un cuore spezzato. Ha bisogno la parola di Dio per il cuore. Per il fisico l'uomo ha bisogno delle medicine e prendete le medicine per favore. Se non è che Dio che vi dice di non prendere la medicina, va bene, prendete le medicine. Ma per il cuore, né psicologo né psichiatra con tanto di rispetto può guarire il cuore, solo l'annuncio della parola del Vangelo. Ok? E queste persone, la seguente. Poi dice, per proclamare la libertà a quelli che sono schiavi. Gesù ha, come li considera gli schiavi? E ai ciechi il recupero della vista. Sei schiavo di qualche problema, sei schiavo di un vizio, sei schiavo di una dipendenza di qualsiasi genere che possa essere, oggi più che mai sta dilagando la pornografia, sei schiavo che non riesci ad essere, sei schiavo, ebbene qui ti dice sei cieco. La tua schiavitù è frutto di una cecità. Non hai capito chi sei.
Non sai che sei figlio di Dio. Non sai che hai la natura divina dentro di te, una potenza incredibile dove non c'è nessuna schiavitù che può tenerti. Hai gli occhi chiusi. Ok? Bene. Poi l'ultimo, l'apertura del carcere ai prigionieri. Gesù lo definisce i prigionieri a rimettere in libertà gli oppressi. Prima di essere oppresso, sei stressato. Prima sei stressato, poi sei oppresso e poi sei depresso. E statisticamente si dice che ci sono 300 milioni di persone depresse. 300 milioni. E la maggior parte sono donne, perché le donne sono molto sensibili, le donne sono di cuore, noi siamo un po' materialisti. Nessuna donna dice amen. Cioè, vi stavo difendendo, eh? No? Come mai le donne depresse? Perché sono sensibili, hanno un cuore sensibile. Lo sapete, la definizione dove Dio formò l'uomo e dove Dio prese dalla costola di Adamo, prendere e formare la donna e prendere dall'uomo, va bene, formare l'uomo, hanno due parole diverse. L'uomo viene formato dalla terra e impastato. Ecco perché siamo un po' complicati, no? Tutto così. Dio ha dovuto stirare. Alleluia, che fatica. La donna invece, la terminologia ebraica, non ero preparato perché altrimenti ve l'avrei scritto e ve l'avrei messo anche nella lavagna. E la terminologia invece per la donna che è stata fatta delicatamente e fragile. Ecco perché sono più donne in depressione. Andate a notare quando sentite parlare con qualche donna, vede lungo, noi siamo un po' ciechi, ecco perché ho messo gli occhiali. Vedono a lungo, vedono quello che noi non vediamo. Noi siamo calcolatori. Calcoliamo, aspetta, facciamo così, no? Tutto materialisti siamo. Le donne invece vanno oltre, sono molto, hanno il sesto senso, o il settimo, non lo so, no? Allora, bellissimo, allora non denigrare tua moglie e la tua donna. Non lo denigrare, perché quella donna che potrebbe sembrare che ti sta contraddicendo, ma sta vedendo più a lungo. Io quando parlano le donne dico ascoltiamoli, alleluia. Uomini, non battete le mani, alleluia. Ecco, già mi stanno dicendo dopo, pastore. Ok, bellissimo, ma interessante, credetemi, penso che devo andare oltre, non posso trattare questo. Giustamente, dopo questo, pastore, vai pure. Ok, vi leggo due storie interessanti e poi concludo, riprendiamo la prossima domenica. Due storie, le persone che stiamo parlando delle ferite. Abbiamo capito che le ferite aprono le porte, la porta è Cristo, la soluzione è Cristo, eccetera.
Adesso vediamo uno negativo e uno positivo. Una persona che è stata ferita, che cosa fa? E l'altra persona che è stata ferita, che strada fa? Andiamo a leggere in primo libro di Cronache, capitolo 10, verso 4. È il re Saul. Il re Saul è in combattimento con i filistei e questi filistei lo feriscono. Saul disse al suo scudiero: sfodera la spada e trafiggimi affinché questi incirconcisi non vengano a trafiggermi e farmi oltraggio. Ma lo scudiero non volle farlo, perché aveva timore ovviamente, perché ebbe gran paura. Allora Saul prese la propria spada e vi si gettò sopra. E ci sono persone che sono ferite, hanno ragione, hanno subito una ferita. Invece di affrontare, cercare la faccia di Dio, la porta, eccetera, si suicidano spiritualmente parlando. Smettono di leggere la Bibbia, smettono di andare in chiesa, smettono, con la loro mano si uccidono. È vero che sei stato ferito, ma è vero altrettanto che Cristo tu l'hai ferito anche. Tu l'hai ferito, ma ti sei dimenticato che tu avevi ferito Gesù e fu inchiodato volontariamente. Ha imparato l'obbedienza per le mie, per le nostre ferite. Ha imparato cosa significava obbedire lì sulla croce, ma ti sei dimenticato. Stai vedendo le tue ferite e stai pensando alle tue ferite, ai tuoi dolori, e ti sei dimenticato le ferite di Gesù. Ha perdonato i tuoi peccati e ti suicidi. E ci sono credenti scandalizzati. Ah, quel fratello mi ha detto così e quella sorella non mi ha salutato. E non vengono in chiesa perché sono ferite. Feriti. Ok. Tu dirai: Gesù è Gesù. Giustamente, sai, lui ce la fa. Invece io. Andiamo a vedere la storia di Giuseppe. L'uomo positivo che non è Nuovo Testamento, non ha Dio dentro, non ha lo Spirito Santo dentro, ce l'ha solo fuori, ha solo una promessa, ha solo un sogno. Il sogno l'ha catturato. Il sogno l'ha preso così tanto che le sue ferite dalla sua famiglia, dai suoi fratelli, non l'hanno vinte. Lo sapete perché? Genesi 39:2. Il Signore era con Giuseppe. Eccolo qua. Se leggete Genesi nella sua storia, per ben 5 volte dice: il Signore era con Giuseppe. Il Signore era con Giuseppe, a lui riusciva bene ogni cosa e stava in casa del suo padrone egiziano. Anche fuori posto, lui era a posto. Qualcuno invece fuori posto prende fuori strada. Fuori posto e a posto. Aveva risentimenti. Voi pensate che non aveva risentimenti? E come? Voi pensate che non aveva rancore? I suoi fratelli l'hanno messo nel pozzo e lo volevano uccidere. Per misericordia di qualcun fratello gli ha detto: sentite, non lo uccidiamo, vendiamolo, e l'hanno venduto. E la figura di Gesù, ovviamente, è una prefigura di Gesù. Ma adesso voglio trattare la persona di Giuseppe, la persona. Non è battezzato di Spirito Santo, non è nato di nuovo, nulla di nulla c'è, nulla di nulla. E questo uomo dalla sua famiglia, dai suoi fratelli, che lo vogliono uccidere per invidia, per la gelosia, non ha commesso niente, ha detto solamente un sogno, non era neanche suo. Ha sognato, capisci?
ha sognato. Non è che se l'ha inventato, ha detto una bugia, allora capisco. No, ha sognato e gliel'ha detto. Ha detto al papà, mamma, ho sognato, fratelli, ho sognato. Non ha fatto niente di male. Doveva per forza capitargli questo? E se era il sogno di Dio, poteva mai capitargli per 17 anni, 13 anni, un calvario? Ma com'è possibile? Ma perché Dio? Io avrei detto, se fossi Giuseppe, Dio, come mai? Ma come mai? Io ho sognato, sono detto, non ho fatto niente. E questi mi odiano, adesso sono lì nudo, venduto, schiavo. Ma il Signore era con Giuseppe. Ma il Signore era con Giuseppe. E mi dice tutto, il Signore era con Giuseppe. Vuol dire, non vi preoccupate, fratelli miei, tra sé e sé. Non vi preoccupate, fratelli miei, mi state vendendo. Il sogno è di Dio, presto o tardi vi inginocchierete davanti a me. E il Signore era con Giuseppe. Ogni passaggio dove poi lo accusavano, perché fu accusato anche di adulterio, di tentato adulterio, eccetera, lo accusavano e il Signore era con Giuseppe in carcere. E fossimo io e te avremmo detto, Dio, ma dove sei? Santa misericordia. E misericordia santa. No? L'avremmo detto. Invece lui non dice così. Dice il sogno che Dio mi ha dato. Oggi diremo la Bibbia che Dio mi ha dato. Oggi diremo la croce che Dio mi ha dato. E il sogno di Dio è stato versato nel mio cuore. Eccomi, feritemi pure. Il sogno di Dio vincerà sulla mia vita e sulla tua vita. Bellissimo. Bellissimo. Ah, alleluia. Do due versi poi. Finisco. So che qualcuno ha detto finalmente. No, sto scherzando. C'erano alcuni. Ok, allora, due versi biblici interessanti. In Genesi è l'ultimo della storia, che è Atti degli Apostoli. Ok? Leggeremo due versi biblici fantastici, dove hanno un collegamento fantastico. Lo andiamo a leggere. Cari, seguitemi perché ho cambiato tutto per ragione di tempo. In Genesi, capitolo 3:15. Il primo libro, Genesi è il primo libro, infatti principio, dice: io porrò inimicizia fra te e la donna, lì è quando Adamo ed Eva hanno peccato, e fra la tua progenie, parlando al serpente, simbolicamente al diavolo, io porrò inimicizia fra te e la donna, e fra la tua progenie e la progenie di lei, questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. Ok? Primi capitoli di Genesi parla di una ferita di questo serpente. Ok? L'ultimo capitolo di Atti, dove la storia degli apostoli, dove si conclude, ovviamente si conclude come scritto si conclude, ma la storia continua, ci siamo noi. Grazie per il pochi amen. Ci siamo noi. Va bene? Noi siamo la continuità degli Atti degli Apostoli, ma voglio solo soffermarmi all'ultimo capitolo, che è il capitolo 28, 27, 46, e verso l'ora nona, no, che sto dicendo? No, Atti 28, 3, scusatemi, Atti 28, 3,
Mentre Paolo raccoglieva un fascio di rami secchi e li poneva sul fuoco, ne uscì fuori una vipera, risvegliata dal calore, e gli si attaccò alla mano. E lui che cosa fa? Scuote questa vipera sul fuoco, cade. E i maltesi, quelli di Malta, hanno detto: mo creperà, è crepata la loro ideologia. E hanno detto: wow, questo qua sta annunciando qualcosa di fenomenale. Ebbene, quando tu capisci che sei guarito da ogni ferita, e quando hai capito che sei entrato dalla porta che è Cristo Gesù, e hai considerato che tutte le ferite tue sono state inchiodate lì, chiunque vipera, chiunque serpente, boa o quello che sia, ti morsicherà. Lo farai cadere nel fuoco dello Spirito Santo. E tutta la Chiesa dice: crediamo nell'unico nome in cui c'è speranza e salvezza. L'unico che ha vinto la morte per regalarti la vita. Per sempre. Noi cambieremo il mondo, ma non lo faremo da soli.